io ne approfitto per salutare e ringraziare, perché voi non li vedete, ma fuori onda stanno arrivando tutti i ragazzi, tutti gli attivisti che stanno facendo una marea di banchetti, sono in giro a raccogliere firme per il problema del gioco d'azzardo. Quindi se nella vostra città è una grande piaga sociale, vedo tante prime pagine, tante famiglie, ahimè, ai noi, rovinate per questo grave elemento, le Iene ne hanno fatto un asso nella manica, un cavallo di battaglia, è molto sentito, però poi si tende a non fare qualcosa, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa. Esatto, il problema è proprio questo, e tutti ne parlano, anzi per la verità prima non ne parlava nessuno, poi Italia dei Valori ha capito e consapevole che è un dramma, colpisce 800.000 persone che sono affette e quindi da ludopatia. E, bene, noi abbiamo provato anche la soluzione, che ci aveva proposta, dobbiamo abolire videopoker, dobbiamo abolire slot machine. Immaginate, in Italia ci sono 400.000 slot machine a fronte delle 20.000 della Francia o in Inghilterra che non ce ne sono più. E allora se gli altri le tolgono, probabilmente un motivo ci sarà. Quindi una legge drastica, quella di dire diamoci un taglio, eliminiamo queste cose e consentiamo ai cittadini di poter vivere serenamente. È proprio di queste ore, è proprio di queste ore in Veneto, l'aggressione di un giocatore che è entrato in un bar, si è giocato tutti i suoi risparmi, 1000 euro, alla fine disperato ha aggredito la cassiera perché voleva restituire i soldi. Questo signore è stato arrestato, ma capite bene, il problema è certo che non deve aggredire la cassiera, però il problema è a monte. Il problema è che è un dramma di cui nessuno si vuole occupare o fa finta di occupare. Anzi, lo Stato in questo momento, nella legge di stabilità, sentite dire la finanziaria, che io chiamo immobilità perché instabile non c'è niente, stabile è solido, immobile è morto, non c'è niente, hanno previsto anche di aumentare il numero delle case da gioco in Italia e hanno fatto un bel abbuono di 2 miliardi e mezzo di euro per le sanzioni che erano state applicate ai concessionari dei giochi. Quindi invece di disincentivare il gioco c'è un governo che per fare cassa sulla pelle dei cittadini incentiva il gioco. Noi abbiamo detto con questa proposta di legge, che invitiamo tutti, e i giovani forse più degli altri se non possono darci una mano, a sottoscriverla per fare in modo che poi il Parlamento se ne possa occupare una volta per tutte e decidere. Bisogna un po' infrangere questo muro di antipolitica, perché per esempio c'è uno spot bellissimo con tutti i sindaci delle maggiori città italiane, delle Iene, che noi abbiamo condiviso e mandiamo in onda, dove ogni sindaco dice e sponsorizza questa cosa contro il gioco d'azzardo, dei servizi dove fanno capire che molti gestori, poco onesti, non tutti ovviamente, ma hanno anche il modo di quelle poche vincite che elargiscono le macchinette di rubarle ai propri clienti, quindi in questo caso anche la percentuale di vincite viene annullata. Nonostante questo ci sono un sacco di ragazzi, e noi li abbiamo anche conosciuti al di là delle opinioni politiche, però vedere un ragazzo che ha 20 anni, 25 anni, ad agosto, a dicembre, sotto la neve, è in un banchetto, io invito quantomeno a sentire che cosa hanno da dire. Certo. Perché poi mettere una firma, alle volte si è sempre paura che possa arrivare a casa con un'enciclopedia, vincolarsi, certo, a vita, certo, per qualcosa, mentre invece è una firma per sostenere, per eliminare il gioco d'azzardo di Stato in Italia, quindi eliminare slot machine e giochi online, una volta per tutte, perché se no la soluzione non si trova. E vedete, tra l'altro dicevi, non ha ragazzi di destra, cioè una piaga sociale di questo tipo non ha colore politico, allora non è che vuol metterci il cappello, non ha senso, è demenziale, il discorso è diverso, se non c'è qualcuno che comincia, è chiaro che non raggiungi mai l'obiettivo, quindi il lavoro da fare è dateci una mano, saremo tutti con una squadra che avrà contribuito a fare una cosa straordinariamente importante, salvare vite umane, salvare intere famiglie che oggi vivono una crisi profonda.